Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Con il video di oggi partecipo al YouTube Hop dal tema Momenti Magici. E proprio per questa occasione ho deciso di fare un layout mix media. E, se volete partecipare a questo YouTube Hop e capire come funziona, basta che leggete nella descrizione e troverete tutte le indicazioni. Dal momento che sono stati messi in palio dei premi da degli sponsor. Nello specifico, anche io sono uno sponsor con i miei download digitali. E, io non è da tanto che non faccio lavori di mix media, quindi approfitto anche proprio per fare un lavoro un po' diverso dal solito nell'ultimo mio periodo. Quindi, per fare questo layout parto da un cartoncino di recupero che ho recuperato da me in ufficio e adesso vado a strapparlo in vari punti, in questo modo qui. Una volta, strappato così in maniera irregolare, vedete come ho fatto il cartone, la prima cosa da fare è andare a Vado a passare del gesso su tutta la superficie in modo da impermeabilizzare proprio il supporto, visto che poi dovremo lavorarlo con colori, acqua color e quant'altro. Quindi vado a fare questo lavoro dappertutto, in modo da coprire completamente il cartone con il gesso. Ok, data una bella passata di gesso in questo modo, andiamo un pochino ad asciugare. Ora che il gesso più o meno è asciutto, come secondo passaggio vado a mettere dello stencil, a fare dello stencil con la Modeling Past, che è una pasta bella corposa che rimarrà quindi in rilievo, anzi lo metto bello spesso, non lo tolgo neanche tanto, così mi rimane abbastanza in evidenza. Ok, facciamo un po' in vari punti dove più o meno ho in mente di non mettere troppe cose, e prima di andare ad asciugare voglio mettere anche un po' di pasta craquelée. La metto un po' in vari punti, così poi quando crepa fa un bel effetto. Mettiamo soprattutto qui magari sui bordi, così si vede. Ne metto un po' anche sul mio stencil. Adesso probabilmente ne verrà anche un po' coperta perché non so esattamente dove finiranno le cose che ho intenzione di attaccare, ma non importa. Cominciamo a metterne un po' e poi vediamo. Mettiamo anche un po' qui. La infiliamo nelle fessure, così. E anche sul bordo, un po' qua. A questo punto andiamo ad asciugare. Ora vado ad incollare dei particolari di carta. Io ho utilizzato della carta come carta il mio ultimo kit di digitale Cerimony perché, visto Momenti Magici, mi sembrava adatto per questo tipo di lavoro. Quindi ho strappato dei particolari, ora li vado ad incollare, così direi. Vado a creare ancora qualche particolare con lo stencil. Ora, prima di incollare i particolari, voglio ancora andare a creare qualche timbro. Un po' in giro per il layout. Ok.
e adesso posso andare ad incollare i vari particolari. Voi sapete che il mix media praticamente è una tecnica che vi permette di utilizzare tutto quello che vi viene un po' in mente, e io adesso vi farò vedere che per realizzare questo layout ho utilizzato cose che avevo, cioè non ho, a parte un particolare in legno che avevo comprato tempo fa e quindi me lo ritrovavo, comunque ho utilizzato tutte cose che avevo già in casa. Quindi veramente potete raccattare quello che avete un po' in giro e usarlo per questa tecnica. La base, ho deciso di utilizzare questi tre colori acqua color di Stamperia, un grigio, un rosa e un verde, di cui metterò appena appena qualche piccolo riferimento. Thank you.
Mi raccomando, leggete nella descrizione come funziona lo YouTube Hop, così potrete anche voi vincere i premi messi in palio. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, era un lavoro un pochino diverso. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!